E quindi magari possiamo anche iniziare. Allora, io mi prendo l'onere e l'onore di una breve introduzione a questo dibattito che abbiamo appunto voluto organizzare come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e che abbiamo intitolato ARERA, Autorità Indipendenti e Soft Law, quale legittimità democratica e quale responsabilità politica. Diciamo che questa iniziativa parte dall'esperienza che abbiamo vissuto all'indomani del referendum del 2011 e soprattutto della vertenza, della battaglia che siamo stati costretti ad aprire nei confronti di ARERA rispetto alla mancata attuazione dell'esito del secondo quesito, quello che proponeva e aveva raggiunto l'obiettivo dell'abrogazione dell'adeguata remunerazione del capitale investito e che, come sappiamo, è stata reintrodotta sotto mentite spoglie all'interno del nuovo metodo tariffario da parte di quella che oggi si chiama ARERA, cioè l'autorità di regolazione, sotto appunto le spoglie del costo della risorsa finanziaria o oneri finanziari, che dir si voglia. Cambia il nome, ma di fatto i principi e la formula che sottostà a questa dicitura è di fatto identica. Abbiamo tentato di far valere le nostre ragioni presso il TAR della Lombardia e poi in Consiglio di Stato, ma ci è stato dato torto con una sentenza che noi reputiamo abbastanza inadeguata, perché sostanzialmente la motivazione è quella che fa riferimento al fatto che esiste una teoria economica dominante che prevede l'adeguata remunerazione del capitale investito nel caso di servizi pubblici locali come quello idrico e che quindi, a prescindere dallo svolgimento di un referendum, questa vada prevista con quelle piccole modifiche che ha introdotto ARERA. E quindi questo a noi ha portato a fare delle riflessioni rispetto a quello che noi riteniamo un vulnus democratico, perché si tratta di un grave atto di disconoscimento della volontà popolare e di un attacco anche alla possibilità di partecipazione e all'efficacia poi della partecipazione e degli strumenti che vengono messi a disposizione per favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita politica di questo paese. È un attacco che abbiamo vissuto sin da subito, dopo il 12 e il 13 giugno 2011, perché già 2 mesi dopo, con la cosiddetta manovra economica bis, il decreto di Ferragosto, fu reintrodotta letteralmente la norma abrogata dal primo quesito referendario, seppur espungendo la parte relativa all'acqua, ma sostanzialmente l'obbligo di privatizzazione fu reintrodotto e la Corte Costituzionale, poi nel 2012, per fortuna, arrivò proprio a definire come un tentativo di svilimento dello strumento referendario quello attuato dall'allora governo Berlusconi. Quindi, diciamo, purtroppo non è il solo caso di attacco all'esito referendario, quello portato avanti dall'ARERA, ma anche l'allora governo se ne rese responsabile e poi, ahi noi, abbiamo visto anche come una serie di norme, seppur non attaccando direttamente oppure favorendo o obbligando nuovamente alla privatizzazione, però si sono mosse nella direzione di eludere quello che poi era l'esito politico del referendum, che era arrivare ad una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato. Ora, oggi un po' il ragionamento che vorremmo fare con l'aiuto di alcuni esperti e di docenti che hanno, ricercatori che hanno approfondito questa materia, è come tutto quello che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle fa parte, diciamo, di una tendenza più generale e che riguarda appunto
un restringimento degli spazi rispetto a quelle che sono le istituzioni elettive e quindi le istituzioni che hanno una legittimazione democratica derivante dal voto. Noi siamo consapevoli, e anche su questo diciamo che purtroppo abbiamo provato e sperimentato come nel tempo ci sia una progressiva verticalizzazione del potere a livello macro, anche rispetto a un progressivo avvicinamento al presidenzialismo, ma anche a partire dall'elezione diretta dei sindaci e così anche a livello nazionale, ma lo abbiamo sperimentato anche rispetto a quelle che sono le norme che hanno modificato il governo della risorsa idrica sul nostro territorio, per cui un accentramento del potere verso soprattutto la dimensione di carattere regionale e l'esautorazione di quelli che sono i presidi di democrazia di prossimità, che sono i comuni. E che quindi i luoghi decisionali diventano sempre meno partecipati e le comunità hanno sempre più difficoltà a poter contribuire e incidere appunto su decisioni che sono fondamentali perché attengono a beni essenziali alla vita come l'acqua. In questi giorni una questione particolare che a me preme particolarmente, anche perché oggi vengo da un presidio sotto la sede di Acea per la questione dei distacchi che sono riniziati in maniera massiccia non solo a Roma, ma anche in tanti territori, dalla Campania con l'azienda Gori, piuttosto che anche nel territorio di Firenze con Publiacqua, è appunto il fatto che anche in una situazione di emergenza sanitaria come quella dovuta alla pandemia, non si sia arrivati a disciplinare un divieto rispetto al distacco del servizio idrico, a prescindere dalla condizione dell'utente, che quindi sia moroso piuttosto che abusivo, ma quello che sembra abbastanza evidente è che in un momento del genere, in cui l'igiene personale è una parte rilevante per evitare il contagio, l'acqua vada garantita a tutti. È stato disciplinato durante la prima ondata, il primo lockdown, il divieto dei distacchi da parte dell'ARERA. Ad oggi, durante questa seconda ondata che sta raggiungendo numeri paritari rispetto alla diffusione, non c'è traccia. Quello che ci preme, che mi preme sottolineare e su cui abbiamo riflettuto e anche perché lo abbiamo verificato, è che il Parlamento da questo punto di vista è esautorato o autoesautorato, ossia si è autoesautorato dal poter intervenire su un tema tanto importante. Ci sono stati alcuni tentativi di presentazione di emendamenti, soprattutto nella primavera Ok, scorsa, fatto, grazie durante mille, scusami. la conversione in legge del Ciao, grazie. decreto Cura Italia, ma sono stati dichiarati, se non erro, inammissibili, a conferma del fatto che c'è solo un'istituzione, un'autorità competente in materia, e che era quella che all'epoca aveva fatto una delibera sul divieto di distacchi. Questi emendamenti proponevano il prolungamento della scadenza rispetto a questo divieto. È stato approvato solo un ordine del giorno, credo circa un mese fa, alla Camera rispetto a questo tema, e sappiamo quanto sia poco vincolante questo strumento a livello parlamentare. Questo non fa che confermarci come appunto ci sia una tendenza a delegare autorità tecniche a normare anche temi e ambiti fondamentali perché attengono anche a diritti fondamentali delle persone. Oggi
vogliamo proprio approfondire questo tema, appunto, con grazie all'aiuto e al contributo del professor Foà, che è ordinario di ordinario di diritto amministrativo all'Università degli Studi di Torino, con la professoressa Alessandra Agostino, che è ordinaria di diritto costituzionale, sempre all'Università degli Studi di Torino, e Alice Cauduro, che noi consideriamo, diciamo, una nostra compagna di strada e che però è anche ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Proprio perché, seppur a partire, diciamo, da non competenze molto molto approfondite, però ci siamo resi conto che questa tendenza è reale e che incide anche poi sulla vita delle persone, anche attraverso, diciamo così, la cancellazione di quelle che sono anche istanze, no, emancipatorie che provengono anche dalle comunità e dalla società. E quindi approfondire qual è il ruolo che stanno giocando le autorità indipendenti, dal nostro punto di vista, a partire da RERA, ma non solo, perché queste autorità sostanzialmente sono state istituite in Italia negli anni 90, a partire dagli anni 80, anni 90, proprio nel momento in cui si è deciso, diciamo, la regressione dello Stato rispetto all'intervento in economia, e quindi si è avviato quel grande processo di privatizzazione, e quindi si è giunti all'istituzione di quelle che dovevano essere alcune delle autority regolatorie, soprattutto rispetto al mercato. E quindi c'è una storia ormai anche abbastanza lunga e profonda rispetto alla loro attività. E oggi si può dire che sostanzialmente hanno nei fatti assunto tre poteri, da quello normativo a quello amministrativo e anche quello giudiziale, perché possono imporre anche sanzioni, e anche in questo noi abbiamo visto qual è l'attività da questo punto di vista dell'ARERA. Diciamo, vediamo che possono esserci alcuni pericoli in questa tendenza. Uno è quello, appunto, del restringimento dello spazio e del potere normativo delle assemblee elettive, e che quindi si produce di fatto una subordinazione rispetto a quelle che sono il potere normativo di queste autorità e di quella che poi la professoressa Agostino, immagino, approfondirà in maniera più compiuta, quella che è la cosiddetta soft law, quindi è quell'insieme di atti, e prendo proprio spunto da un suo articolo, quell'insieme di atti che presentano il tratto comune di esercitare effetti giuridici rilevanti pur senza possedere efficacia giuridica vincolante, e che però di fatto stanno producendo una subordinazione rispetto a quelle che sono le norme prodotte dalle assemblee elettive. E questo porta anche alla violazione di un principio di sovranità popolare, perché è evidente che se c'è una subordinazione di istituzioni e autorità che hanno, diciamo, un neo rispetto alla legittimità democratica, si arriva anche sostanzialmente a eludere quella che è la rappresentanza, restringendo quindi gli spazi di agibilità politica e anche quelli che sono quella che può essere la dialettica. Ora, quindi, tutto questo noi crediamo che non faccia che approfondire quella che è una crisi democratica che ha diversi tratti, ha diversi connotati, e che però noi misuriamo anche dal nostro piccolo punto di vista, che è quello del Movimento per l'Acqua, e ci faceva piacere e ci sembrava interessante poterlo approfondire, appunto, con l'aiuto di questi esperti. Io mi fermerei qui e a questo punto cederei la parola a Alice Cauduro, che ha approfondito proprio alcuni aspetti relativi all'attività di ARERA e alla garanzia del diritto all'accesso all'acqua. Quindi partiamo da quello che ci è più vicino e più noto, per poi arrivare a allargare la riflessione anche ad ambiti e ragionamenti più ampi.